Veneto, scusate. Diamo la parola alla dottoressa Francesca Sofia. Grazie. Chiedo scusa per questo intervento non previsto. In realtà ho deciso di dire due parole perché Telethon è stato tirato in ballo più volte durante la mattinata. Ci sono stati diversi ricercatori, professori, scienziati che hanno ringraziato Telethon per il finanziamento ricevuto dalla Fondazione alle loro ricerche. Ci sono state anche delle considerazioni sulla visibilità che Telethon cerca di dare alle malattie genetiche, quindi anche alla retinite pigmentosa, e quindi a un certo punto mi sono detta che era giusto dirvi in due minuti quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto fino ad ora per le vostre patologie. Inizio col darvi qualche numero, cioè negli ultimi anni Telethon ha investito in ricerca sulla retinite pigmentosa circa 1 milione di euro. A questo 1 milione di euro si aggiunge un altro 1 milione di euro che è andato in ricerche sull'albinismo oculare, 500.000 euro sul coloboma ottico, più altri soldi che sono stati investiti in ricerche di base, quindi ricerche non direttamente finalizzate allo studio di una patologia specifica, ma con ricadute su malattie genetiche degli occhi, e quindi ricerche fondamentali perché le nostre conoscenze possano progredire in direzione della cura. Quindi parliamo di diversi 1 milione di euro ai quali dobbiamo aggiungere il grosso finanziamento che annualmente va al TIGEM, l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina. Avete sentito due esponenti dell'Istituto, il dottor Banfi e il dottor Auricchio. L'Istituto viene finanziato annualmente, almeno fino a quest'anno ha ricevuto circa 3 milioni di euro, un terzo dei quali sono andati in progetti di ricerca su retinite pigmentosa, maurosi congenita di Leber. Mi piace darvi questi numeri per farvi capire tutto quello che stiamo facendo. Chiaramente Telethon è una piccola realtà, è una piccola fondazione che vive di raccolta fondi e che ha un budget limitato. Noi finanziamo ricerca su centinaia di malattie genetiche diverse, dando ovviamente priorità nei nostri finanziamenti alle malattie orfane, come si diceva stamattina, cioè quelle malattie che proprio per la loro caratteristica di rarità sono escluse dai grandi finanziamenti pubblici e anche privati. Nel fare questo ci atteniamo a dei sistemi che ci permettono di selezionare la migliore ricerca possibile in Italia, cioè di premiare quei progetti di ricerca che sono più promettenti, e per noi promettente vuol dire ricerca che ci avvicina alla cura. Chiaramente utilizziamo, come dicevo, sistemi che sono riconosciuti a livello internazionale come i migliori possibili, ma si tratta pur sempre di sistemi implementati dall'essere umano, quindi di processi gestiti dall'essere umano, che quindi corrono il rischio di essere soggetti all'errore umano. Sarebbe disonesto da parte nostra dire che i nostri sistemi per finanziare la ricerca, selezionare la ricerca, sono infallibili. È onesta invece la promessa dell'impegno a fare in modo che i soldi che ci date, che gli italiani ci danno per finanziare ricerca scientifica sulle malattie genetiche, finiscano solo nei progetti di ricerca migliori, ovvero quelli che ci portano alla cura. Volevo concludere dicendo che, sebbene il nostro obiettivo principale sia, ribadisco, finanziare ricerca finalizzata alla cura, Telethon si rende conto dell'importanza, che diventa un'importanza sempre crescente in questi anni, del ruolo dei pazienti nell'orientare le scelte della ricerca stessa. E proprio per questo stiamo mettendo in piedi una struttura dedicata ai pazienti e alle associazioni che li rappresentano, una struttura che si prefigge di dar loro visibilità e voce attraverso tutta una serie di canali: il nostro sito internet, la nostra rivista, l'evento televisivo,
Se ce ne sarà occasione, chiaramente, l'evento di dicembre. È un progetto che sta già dando degli ottimi risultati, perché ha permesso a persone colpite da malattie rarissime, parlo di malattie per le quali in Italia ci sono 10-15 pazienti in totale, ha permesso a queste persone che vivevano una situazione di profondo isolamento di conoscersi, di incontrarsi, di fondare associazioni, di far sentire la propria voce presso le istituzioni, quindi di reclamare dei diritti e quindi di intraprendere un cammino insieme verso un obiettivo condiviso. L'importanza dei pazienti nella ricerca è, secondo noi, quella che nessuno meglio di un paziente sa quale deve essere l'obiettivo di tutto questo, di tutto quello che state facendo voi oggi qui. L'obiettivo deve essere la cura, ed è per questo che vi invito a guardare il nostro sito ed eventualmente ad utilizzare gli strumenti che stiamo mettendo in piedi proprio per voi. Grazie.